È passato tanto tempo ormai, da quando Daniele Martani partecipò al Grande Fratello. Da allora, la sua vita è totalmente cambiata. Intervistata dalla rivista Nuovo, ha spiegato di guadagnarsi da vivere facendo la cantante di piano bar. Voglio precisare che non sono stata io ad andarmene, è stata la compagnia aerea a licenziarmi. Diciamo che, dopo il GF e quel periodo di popolarità, ho vissuto momenti molto difficili, dalla morte di mio padre all'investimento in un'attività finanziaria andato male. Oggi vivo con i soldi che guadagno facendo la cantante di piano bar. Oltre al lavoro in Alitalia ho perso tutto, ma io mi do molto da fare. Daniele Martani ha precisato, poi, di non aver cercato la popolarità. È qualcosa che è accaduto per caso, ma la sua gavetta come cantante e attrice era iniziata ben prima che si accendessero le luci dei riflettori. Mi sono ritrovata in mezzo al caos involontariamente, anche perché la popolarità non me la sono cercata io. All'epoca si diceva che io avessi sfruttato la questione Alitalia per andare in televisione. In realtà ho studiato recitazione e canto ben prima di diventare hostess e ho continuato a farlo mentre lavoravo, anche perché avevo un contratto part-time. Ho voluto cogliere quell'opportunità, certo. Ma non è che mi sono svegliata una mattina e ho deciso, di punto in bianco, di lavorare in TV. Ovviamente molta gente non sa che recito e canto da tanto tempo e che ho fatto tanta gavetta. Torna con la mente, infine, alla protesta che la fece finire su tutti i giornali. All'epoca la nostra era stata una protesta importante. E quella protesta sindacale era stata fatta anche perché la compagnia rischiava di finire in mano a un gruppo di imprenditori che non sapeva niente di trasporto aereo. Poi però l'azienda è andata in fallimento. E oggi si vedono i risultati. Chi se ne frega.